Un protocollo d'intesa per la salvaguardia e la tutela della flora dunale, in particolare del giglio marino. Questo è l'oggetto dell'intesa tra Parco del Cilento e Vallo di Diano e Associazione Balneari di Marina di Camerota. Dovremmo essere addirittura d'arrivo. In settimana il presidente del parco, l'avvocato Amilcare Troiano, ci ha garantito la sottoscrizione di questo protocollo. L'abbiamo incontrato di recente in occasione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico e diciamo in settimana dovrebbe avvenire questa firma, che sarà un momento di gioia per il mondo dell'associazionismo e in particolar modo per l'Associazione Balneari Camerota, che è da sempre ideatrice e diciamo, ha promosso questa iniziativa in tempi, devo dire, anche in tempi lontani, quando diciamo, il Parco Nazionale era un po' ostile al tipo di attività balneari. Adesso ci troviamo addirittura ad arrivo, come dicevo prima, quindi alla stipula di questo protocollo d'intesa, proprio con quell'ente che all'epoca, diciamo, possiamo dirlo, non ci vedeva di buon occhio. Il fatto è quello di coniugare naturalmente la salvaguardia della duna floreale, della flora dunale sostanzialmente, con la fruizione, cioè questo è in sintesi, diciamo, in nuce il progetto. Assolutamente, il bello per noi va vissuto, non c'è nulla di cattivo in questo. Naturalmente saremo le prime sentinelle ambientali, come lo siamo già diciamo, sul territorio, perché prenderemo a cura diciamo, la flora dunale, ma devo dire che l'Associazione Balneari è nata nel 2002 e già all'epoca aveva immaginato diciamo, la protezione e la salvaguardia dell'ambiente, ma non a chiacchiere, l'ha stabilito diciamo, proprio il nostro statuto sociale, che all'articolo 2 proprio cita testualmente la salvaguardia del patrimonio ambientale diciamo, del nostro territorio.